essere o dover essere, ragazzo calabro, senza lavoro ma con tanto tempo libero, sul motorino si va in tre. Comando putta mia, e il casco giovane dov'è? Facci lo metterà tua zia. Se tu non sai cos'i cristiani è sempre un classico, ma una passione forte c'è, irresistibile, irrefrenabile. Ah ah ah, cercasi, ragazza da fermare, eccola lì, eccola lì. Aspetta, costa, guarda lei, due botte sì gliele darei. Forse non è italiana, maristagna e svetrana, you are very maiala. Camila, che c'è? E chi sto che me guarda, ce fatta faccio tanta, non dire che cavata, ma un vino non te manca. Ce fatta faccio tanta, ma un vino a noi in de karma. Ma un vino non te manca. Ma un vino non te manca. Sotto il sole, sotto il sole, direzione, direzione, quasi quasi mi perdo. E non ci penso più, e non ci penso più. Faccio schiaffi, faccio schiaffi. Con le onde, con il vento, le prendo. Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. Ma scusate, ma siamo venuti qua per registrare e voi vi mettete a fare la vacanza? Ma non ho capito. Fa caldo, fa caldo. E con 40 gradi che ci sono voi vi mettete qua a prendervi il sole così? Ma fate quello che... Ma c'è... Ma chi era? Carmen... Sì, ma... Era la ragazza di Aldo Di Giuseppe, no? Fatemi capire. Perché questa... non voglio fare... Siamo in pazzi... No, ma siamo... Siamo in pazzi... Io aborro! E dai! E dai! Se non ha cacciato solo me, prendetevele voi, scusate. Ah, ecco. Ma non la potevi lasciare a casa? Beh, non traboccare di luoghi comuni, non traboccare. Questo è un atteggiamento mughiniano. Bene, Odissea 2000, Rossano, Calabria. Dobbiamo lavorare per Video forza. Calabria, canale 13. Vabbè. Capri, Capri Fresco, Antonio allora. Rieto, Aldo Giuseppe, Bruno Marra, Giorgio Casella, Carmen. Giorgio Casella? No, Giorgio Casella. No. Vabbè, allora facciamola per bene. Rieto, parti. Qua. E che fai? Ah sì, allora. E ci troviamo in quel di Rossano all'interno di Odissea 2000, una struttura meravigliosa, un acquapark nel nord della Calabria, quindi siamo un po' in trasferta, diciamolo, per iniziare questo speciale Caprifresco Beach, chiamiamolo così, come lo chiamiamo? Beach, come direbbe il presidente della regina Mimmo Pratico, Beach. Che ricordiamo alla chi e la G. Cioè, ma non possiamo registrare dopo che fa caldo adesso? No, ma io l'ho detto pure, non ho detto di fare il serio, io non ho detto nulla, mi avete lasciato qua da sole proprio. Da sole. Facciamo fare l'inviato a Rieto che è sempre dietro la telecamera. Sì. Faccia l'inviato. In che senso? Faccia la faccia anche da inviato. Come la faccio da inviato? La faccia. Lo sto facendo. Non la faccia strana. Non è da inviato. No. Ma l'inviato deve andare spedito. Come si dice in questo caso, meglio sole che male accompagnati. Bene, siamo con Francesco Cannizzaro, omonimo del consigliere regionale. Vorrei che ci parlassi un po' di questa Odissea 2000, fantastico. Che dire, allora, sì, qui siamo... Quante piscine ci sono? Allora, come piscina abbiamo circa 4.500 metri quadri di specchio acqua, con 6.000 metri cubi, quasi 6 chilometri di scivoli. Cioè, 6 chilometri di scivoli, quindi se li metti uno dietro l'altro è come arrivare, non so... Come arrivare da qua direttamente a Rossano al centro. La miseria, cioè quindi una struttura veramente... No, scusami, ma io... Che dire? Gentilmente, assessore Cannizzaro, per chi non ha pensato siamo già stati irrati, la struttura, queste neve, è fatta a livello, diciamo, strutturale complementi. Però noi abbiamo bisogno di certezza per i nostri giovani, occupazione e compagnia bella.
Non è l'assessore Cannizzaro, a parte che Cannizzaro non è assessore. Io l'ho conosciuto da Santo Stefano, quando io vi capite praticamente. Non è lui. In Aspromonte, che ero consigliere provinciale. Non è lui. Ma scusate, state facendo l'intervista a Iocatori che c'è. Perché Iocatori? Ah, la regolare a Cannavaro. Ma non è un Iocatori, non è Cannavaro. Scusami, Francesco, ma. Che complimenti veramente per l'organizzazione, i figlioli sono stati aperti, no? E complimenti. Io sto a Penelope. Ci sono bene figlioli, vita Odissea e compagnia cosa, come Telemaco e Ulissi e Cadauro. E Telemaco una volta, ora ci sono i cellulari, no? E a Maga Circe non c'è. Sparivo. Faccio un tuffo sotto il sole, fa già un caldo che si muore, quest'estate non si dorme, me la bevo come un cocktail. Noi continuiamo questo viaggio all'interno delle Odissee. Ah, fischiavo. Che rigore! Allora ho visto che era Cannavaro. Che fallo! Da dietro era. Figliolo, qua figliolo, non c'è più niente. Fischio, uno fallo inesistente a Juventus. Non c'era. Perché nell'albero si cattaro. L'arbero. Con te, soltanto con te, non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle, io e te. Scusate, vorrei fare il bagno, prestate la cuffia e mi metto che è obbligatoria. Ah, guardate a chi sto. Senza ghiaccio per favore. Quindi stiamo parlando della struttura più grande e più importante, diciamo, di questo tipo di mercato qui in Calabria. Sì, centro-sud siamo tra i più grandi. Invece come classifica siamo, come parchi acquatici, al terzo posto in Italia per quanto riguarda la classifica di TripAdvisor e al 17° posto a livello europeo. 4.500 metri quadri di piscina, cioè non so se mi spiego di nuovo. Sentite, visto che ci sono 4.000 metri quadri di piscina, giusto qua mi da rompere i coglioni a mia. E ma nella sera il mio spazio con Gilberto e benissimo proprio orantura mondo andata facita qua la acqua da tutte le parti, cantategliene quattro, cantategliene. E una rotonda sul mare, no, il nostro disco andare forte, non ci basterà questa notte, voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Insomma, senti un po', Peppe, allora... Sette, questo è rigore. Sì, vabbè, sarà rigore, ma ti rendi conto con tutti i problemi che abbiamo a Reggio e tu vieni qua a giocare all'Acquapark? Sì, sì, è visto bene, Antonio, nel mentre mi buttavo a terra, venivo aggredito verbalmente e fisicamente da questo avversario, si è visto il capello che si muoveva verso sinistra. Sì, ma dico, a Reggio, per esempio, la vicenda scottante Marciano, invece di gestire quella sei qua. Sì, il sole scotta e quindi io ne approfittavo proprio oggi. No, la vicenda... Per venire a visitare una struttura che noi come amministrazione abbiamo attenzionato in questi anni. Ma siamo in provincia... Sì. Siamo in provincia di Cosenza. E io sono il sindaco della regione metropolitana. Ma quando mai? Sei il sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria. La provincia di Cosenza non c'entra niente e a Reggio c'è la vicenda che scotta della Marciano. Vicenza che c'entra con Reggio, non ho capito, la Vicenza, la Vicenza poetica, diceva, non ho sentito bene. Forse è meglio che vai a giocare a calcetto, vai, ti do una mano. Chi è? La Fiuma no. No, la Marcia no, non fare lo gnorri. Perché Marcia, no, tu devi gestire questa situazione, perché non è possibile. Marcia sì, non è quella, è un'altra, andiamoci. La Marcia no. Non si. In Puerto Rico, hasta que la sola escrita en dai bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando, poquito a poquito.
E quindi adesso ci troviamo all'interno di Odissea 2000 nel Teatro dei Satiri nell'isola di Galatea e siamo insieme al mago Vito, eccolo qua. Eh sì, che sono ancora in pigiama, mi devo ancora preparare. Sì, considerato 85 gradi ma va bene. Sì, questo è il pigiama estivo, poi quello invernale è un po' più pesante ovviamente. Ok, va bene, quindi tu la tua attività qual è? Cosa fai qua? Allora, noi faccio parte dello staff artistico di Odissea 2000 e tutti i giorni faccio lo spettacolo o qui sull'isola di Galatea oppure in piazzetta per tutti i bambini e per tutti anche gli adulti, insomma per tutti quelli che sono appassionati alla magia, ecco. E quindi per i telespettatori di Video Calabria ci fai una piccola dimostrazione? Allora facciamo così, sì. Siccome io non sono ancora pronto, solo per i telespettatori di Video Calabria mi preparo un attimo e poi, però siccome sono mago io mi preparo veramente in poco. Vediamo un po'. Hai visto Sandrino? Guarda. Il mago Vito dov'è? Ma scusa, tu chi sei? Io sono il mago Sandro. Quale mago? Ma per cortesia. Aspetta, no, se è mago dovrebbe saper fare una cosa che proprio tutti i maghi sanno fare. Voglio vedere, dai. Va bene? Ma perché ci vuole? È troppo facile. Certo, infatti, immagino. Sì, certo, Ma quasi. Sì, più o meno, sì. Bravo, geniale. Posa le palle. Ma compare, posa le palle, non morisco mai. No, posa le palle perché tu non è che puoi venire il campo, fa chi tu che vuoi. Ma posa le palle. Posa le palle. Sicurezza? Per favore, sicurezza. Ora qua lo so. Eccola. Che stiamo facendo? Puttana, chi sta sicurezza? C'è crisi. Vai. Ultimo banco, ma alla lotta di classe, alla botta di tasse, comunisti con role. E anche questa puntata qui a Odissea 2000 è terminata, anche se domenica, anche se fa caldo, noi lavoriamo sempre, cioè quindi siamo sempre ligi al dovere. Ci ho appena detto che siamo ligi al dovere e lei mi compare qui in costume con le tappinelle, ma per cortesia. Ma con i fiorellini. Questo è l'aggravante, diciamo, va bene, ora. Ecco appunto, c'è. Sempre il numero uno, ben trovato. Benvenuto, ben fatto. Benvenuto, sì. Altro che caldo, i problemi meteorologici. Tu rendi sempre al 100%, d'altronde sei come una Ferrari. Ah beh, certo, sono rombante il cavallino rampante, certo. No, certo. No, quello rombante. Che cosa? Testa a rusto, non vedo che sto bampate. Ma per cortesia, ma per favore, vabbè. Hanno a fare un modello nuovo con te, Ferrari Tigna Luce, dai. Ciao, Video Calabria, cari telespettatori. Però aspetta, cari telespettatori, Antonio Riedu, un osso umano. Antonio Riedu, certo. Un osso umano. E poi ringraziamo per la presenza Giorgio Casella. Giorgio Casella! Aspetta un secondo, sì. Finale importante. Sì. Bellissima struttura, si è mangiato divinamente, l'acqua era calda, tante piscine, tanti metri quadrati. 4.500. Ma la cosa più bella qual è? Vilo. No, che vuol dire? No, ma sono i costumi moderni. Di una disponibilità. No, che disponibilità? Sono di una gentilezza, di un garbo. Ecco, in questo senso, no, cioè, non in quell'altro senso. No, vabbè. Te l'hanno data a te? No. A me nasce nera, sì, non può scaldare. E a voi? Ma io guardo quante fiorelline. Ma ora i neon. Vabbè, vai a morire. I neon. Vorrei salutare Francesco Laguardia, però non vuole farsi inquadrare. Inquadralo tu. Francesco Laguardia. Saluta Francesco Laguardia, ciao, a posto, numero uno. Grazie Francesco, grazie a tutto il personale, a tutti i clienti. La differenza tra Francesco Laguardia e Sandrino è che Francesco Laguardia, Sandrino la guarda. No, io mi rompo. Andiamocene, taglia, per favore, andiamocene. No, perché mi ristoro che non hai a dire parola, se posso fare o no? Basta! Essere o dover essere, ragazzo calabro, senza lavoro ma con tanto tempo libero, sul motorino si va in tre, che mondo puttana mia, e il casco giovane dov'è?
facci il lume tra tua zia. Se tu non sai cosi cristiani è sempre un classico, ma una passione forte c'è, irresistibile, irrefrenabile. Ah ah ah, cercasi, ragazza da fermare, cola lì, aspetta Costa, guarda lei, due botte sì gliele darei. Forse non è italiana, Marissa è svetlana, you are very maiala, Camila. E chi sto che mi guarda, ci fatta faccio tanta, non dire che cavata, ma un vino non te manca. Ci fatta faccio tanta, ma un vino a noi in de karma. Ma un vino non te manca. Ma un vino non te manca.